Amici rossoneri, amanti del calcio, un saluto da Luca Zed e tantissimi, tantissimi abbracci ai campioni d'Italia. Finalmente lo possiamo dire, campioni d'Italia, 19° scudetto, fantastico, è stata un'emozione indescrivibile, una cosa fantastica. Questi colori ci hanno dato una soddisfazione immensa. Ancora più grande perché, insomma, gliel'abbiamo strappato questo scudetto dalla casacca degli interisti, quindi la soddisfazione è doppia. 19° scudetto, speriamo magari, già guardo il futuro, di mettere la seconda stella noi prima di loro. Ed è, credo, possibile, visto che poi ci saranno anche dei rinforzi e se mai si potrà rafforzare questa squadra che è già fortissima. Quindi dovevo fare questo video assolutamente, me l'hanno chiesto anche addirittura gli amichetti di mio figlio, e lo faccio anche per loro ovviamente. Sono contentissimo e sono contentissimo anche per il fatto che, insomma, mio figlio, essendo 11 anni che non vinciamo niente se non la Supercoppa italiana contro la Juventus, ma niente di così importante. Mio figlio ha 14 anni, per cui sono contento che, avendo visto questi festeggiamenti, anche lui abbia capito meglio cosa vuol dire essere milanisti, cosa vuol dire amare questi colori, perché, insomma, magari fino a ieri mi ha sempre preso per un fanatico esaurito, e invece adesso, vedendo questa passione, vedendo questo popolo rossonero, perché diciamocelo, ieri Milano e l'Italia era rossonera, e credo sia rimasto anche stupito da questi festeggiamenti così, così grandi, così imponenti, e quindi sono contento sotto tutti i punti di vista. Quindi questo scudetto lo dedico a mio figlio, lo dedico anche a Calhanoglu, l'eterno secondo che lascia la squadra per dire lo scudetto e rimane in una squadra che non lo vince, ma lo vince la squadra che ha lasciato, caro Chakan Calhanoglu. E anzi Çapanoğlu, perché lo scudetto non lo prendi, quindi rimani sempre un Çapanoğlu. Comunque, al di là degli sfottò, la cosa bella è che siamo tornati a vincere. Questo Milan ci ha regalato emozioni indimenticabili. Ricordo ieri, già durante la partita, sul gol, il primo di Giroud, già mi scendevano le lacrime. E poi è stato un crescendo di emozioni. Poi, insomma, primo tempo 3-0. Eravamo abbastanza tranquilli, anche se, ricordando, insomma, vecchie debacle dove vincevamo 3-0 al primo tempo, insomma, non si poteva mai stare tranquilli fino alla fine. Che dire, grazie a tutti i ragazzi, grazie a Pioli, il grandissimo Pioli is on fire, grazie a Tonali, grazie a Leao, fantastico, anche ieri ti strappa gli occhi da quanto è fantastico vederlo giocare. E niente, sono emozionatissimo, bellissimo. Oggi vado a lavoro con la maglietta del Milan addosso, perché è d'obbligo, per prendere un po' in giro i colleghi interisti, anche perché ci tengo a far vedere a tutti quelli che mi vedono passare che sono milanista. Orgoglio di esserlo, ringrazio la mamma di avermi fatto milanista, perché questa squadra dà delle emozioni che secondo me nessun'altra sa dare. Soprattutto per come siamo arrivati quest'anno allo scudetto, nessuno avrebbe scommesso un euro su di noi, ma noi ci abbiamo creduto, tutti ci abbiamo creduto, e questo è stato il gradino in più, il plus, come si dice, che ci ha permesso di rimanere avanti all'Inter, contro tutti, contro la sfiga dei rigori non dati o dei gol dati che non dovevano essere dati. Quindi abbiamo vinto assolutamente, meritatamente. Siamo la squadra migliore d'Italia ed è giusto così che siamo
che siamo riusciti a scucire letteralmente lo scudetto dalla squadra povera di Milano e ce lo ritorniamo a mettere noi qua in centro, sul cuore, dove è giusto che stia, e spero che stia per tanto tempo. Basta, se no mi rimane solo che mettermi a piangere, ma non è il caso, perché insomma no, sarebbe il caso, però preferisco di no. Sono veramente veramente felice, non mi rimane che ringraziare anche tutti voi, che quelli che mi seguono. Se vi va, iscrivetevi al canale, perché dal prossimo campionato vorrò essere anche più assiduo con i video e con questo hobby che mi fa divertire. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale, alzate la campanella, che magari se c'è qualche notizia degna di nota ci rivedremo qui sul canale. Grazie ragazzi, vi abbraccio tutti, vi bacio tutti e sempre forza Milan. E per gli interisti voglio soltanto dire che per la stella la prossima volta. Forza Milan, ciao!